Adesso, essendo la relazione tra il potere centrale romano e quello provinciale, una relazione totalmente autoritaria, una avocazione, io ti nomino segretario, ti nomino deputato, ti licenzio da deputato, ti nomino presidente della commissione, ti licenzio da presidente della commissione. In questo caso l'economia, cioè l'impresa, la finanza, è divenuta garante. E quindi il disgraziato assessore provinciale che aveva i voti, un consigliere comunale, un assessore comunale, ma quei voti erano, puzzavano perché sapevano di Losco e qui a Roma nemmeno li voleva vedere. Si aiutava per conoscere Fioroni o magari Vedano o chi altri con Romeo, fammelo conoscere, e Romeo diveniva il mediatore. Quando la politica ha solo una relazione eminentemente padronale, accade anche questo. Siamo a un quarto dell'inizio di mediocri e passo perché la mediocrità, per nostra fortuna o nostra sfortuna, è attraversata nella nostra televisione, come ci diceva Udiale, raccoglie il meglio della nostra vita. Passo alla palla a Davide Tassi e a Paolo Vallante per un racconto musicato di un passo del nostro libro. Grazie. Professione trollista. Jack e Giovanni, per voi ci sono Carmen, Piera, Miriam, Rebecca, Azzurra, Adriana. Le corteggiatrici scendono la scala, in mano una rosa. La voce roca di Maria De Filippi è una musichetta, 5 note in fila a fare da colonna sonora. Il pubblico batte le mani a tempo. Signore di mezza età, leopardate, di quelle che alle 3 del pomeriggio guarderebbero la TV in ciabatte mentre lavano i piatti, ma anche qualche uomo e un nugolo di ragazze, studentesse forse, stipate, su una tribuna sempre gremita, o sedute a terra, attente, partecipi, a tratti rapite. Di fronte a loro, 2 ragazzi, 1,80 m e anche più, fisico palestrato, maglietta sbottonata, a mostrare pettorali scolpiti e depilati, ogni millimetro di viso curato, abbronzato, le sopracciglia ben disegnate, un po' di lucido sulle labbra. Le corteggiatrici arrivano a portata di bacio, posano la rosa in un cesto e vanno a sedersi su 2 file di sgabelli alti. Conquistano il loro posto in scena. Ma sono solo comprimarie. I fari sono puntati su di loro, i corteggiati, accomodati su 2 troni con tanto di braccioni dorati e fodera rossa, degni scrani per i novelli re degli ascolti televisivi, monarchi nel regno dell'audience, catalizzatori di attenzione all'ora del caffè. Costantino, italiano. E poi Daniele, Karim, Luca, ma anche parti invertite, Paola, Valentina, Serena, Flora. Per loro la televisione ha inventato un neologismo, tronista, che forse presto i vocabolari inseriranno tra i lemmi del sapore medievale troniera e trono, con una definizione che potrebbe suonare così. Personaggio televisivo, protagonista della trasmissione di Canale 5 Uomini e Donne, siede su una poltrona a forma di trono e si fa corteggiare alla ricerca dell'anima gemella e del successo. Tronista è un nome di genere neutro. Si declina sia al maschile che al femminile, anche se nell'immaginario collettivo è ormai appiccicato addosso al ragazzone aitante tipico degli anni 2000 che trova la sua realizzazione tra palestra e discoteca, e per il quale il tatuaggio è pezzo estetico più che traccia indelebile di vita vissuta o simbolo di ribellione. Tronista è il termine che identifica una nuova categoria di lavoratori. Lo dice il suffisso che apparenta il tronista con l'elettricista, il tubista, il farmacista, il camionista, il dietista, il fiorista, l'analista. Il lavoro
consiste nello stare seduti nel bel mezzo dello studio della trasmissione pomeridiana di punta di Canale 5 con una cornice entusiasta di 2,5 milioni di telespettatori al giorno. Ti ho visto preda del gioco che fai senza accorgerti d'essere vivo, pensando di dare un riparo dai danni, pagliaccio da circo. Ma senza offesa? Per il pagliaccio, un mestiere con gli occhi, fatto di piccoli gesti che non immagini e neanche conosci, e come al solito ti spezzi. Ti ho visto fare l'amore senza sapere l'amore cos'è, lo che io stessi a spiare dietro la porta che stavo insieme. E ora sono felice, ma poi felice cos'è? Sapere che se il mondo gira meglio senza di te. E ora sono felice, ma poi felice cos'è? Aver messo sul treno che non torna più il pagliaccio che era che fu. Perché in amore non c'è, potrei comunque alla fine.